titolo sembrerebbe andare in quella direzione, credo che la realizzazione non andrà invece in questa direzione, se non addirittura in quella opposta. Eventi come Expo, a mio avviso, hanno quegli stessi problemi che presentano le cosiddette grandi opere infrastrutturali. Sono operazioni che vengono fatte teoricamente per far fare dei passi avanti alla società, in realtà tendono ad essere fini a se stesse, si nutrono di se stesse. Lo stesso Expo, che appunto è dedicato al cibo, alla produzione di cibo, è un'operazione poi immobiliare, cementificazione, che sottrarrà spazio alle colture. E io credo che la cosa più tangibile sia fare una conoscenza degli animali, che sono i grandi fantasmi, i grandi ignorati da questa vicenda. Si parla di cibo e si fa finta di non sapere che il cibo, così come tradizionalmente viene inteso, gli alimenti dell'alimentazione onnivora, sono un portato di sofferenza e che tutti noi in qualche modo sopportiamo e tolleriamo semplicemente perché non lo vediamo, facciamo finta che non ci sia. Conoscere gli animali per quello che sono forse sarebbe un elemento di consapevolezza utile a tutti.